nostra azienda, denominata La Mincio Tecnica, è nata nel 1978. Il nome Mincio è derivato dal fatto che inizialmente ci siamo localizzati quasi in riva al Mincio, quindi a 4-5 km da qua, e da lì abbiamo pensato di dare un'indicazione geografica anche alla nostra azienda. Siamo nati come produttori di scaffali a bullone. Da lì siamo passati anche in funzione alle richieste del mercato a produrre anche degli arredi speciali. Abbiamo scelto la piegatrice dei mercati dopo aver sondato il mercato, dovendo introdurre una macchina performante con certe caratteristiche più potenti di quelle che avevamo. Insomma, ci sembrava d'obbligo sondare il mercato per capire cosa c'è, cosa offre. E quindi a questo punto qui abbiamo fatto una visita al vecchio fornitore, e poi era d'obbligo andare a visitare anche la Vimercati. E qui è scattata la molla, nel senso che abbiamo visto un'azienda che costruisse in proprio tutti i particolari meccanici, mentre invece l'altra azienda, diciamo, gli accessori delle presse piegatrici erano accessori acquistati sul mercato e montati. Non che non funzionassero, però ha sempre un valore inferiore alla fine, perché in questi casi qui si è in balia di un terzo fornitore che può, per scelte sue, modificare, dare fuori serie. Mentre invece ci siamo accorti che con la Vimercati, se fra un tot di tempo avessimo bisogno di un particolare, nessuno ci dirà questo è fuori mercato, perché lo producono senza difficoltà. E quindi qui è scattata la molla, abbiamo visto l'azienda, come costruisce, con quale cura e con quale capacità tecniche e con quale know-how interno. E non abbiamo avuto dubbi, indipendentemente a questo punto qui anche dal prezzo, che era sì superiore, ma secondo noi li valeva tutti a questo punto. E non abbiamo avuto dubbi. Per prima io, che ero il più affezionato al vecchio fornitore, no? Poi mio figlio, collaboratori, mi hanno detto ferma lei un attimo, che infatti io ho fatto un passo indietro e sono contento di averlo fatto. Abbiamo richiesto una macchina customizzata, particolari come l'accompagnatore, che segue, diciamo, il livello del piano di lavoro. Però gli abbiamo chiesto anche un gap negativo, cioè può scendere al di sotto di, mi pare, 30 mm quello che è il piano di lavoro, perché noi abbiamo delle lavorazioni che richiedono un appoggio più basso rispetto. E così come gli anteriori, che possono seguire esattamente l'accompagnatore o possono essere anche lavorare indipendenti. Ma soprattutto quello che ci ha, che Mario, il signor Mario Vimercati non ha posto nessun problema a costruirci degli intermedi simmetrici, in modo tale che noi possiamo montare gli utensili, la lama, sia rivolti verso l'anteriore che il posteriore, nello stesso identico modo. Io ricomprerei alla luce di quanto visto, di tutto questa, di quello che in tutto questo tempo abbiamo potuto riscontrare, perché non abbiamo deciso in 10 giorni, insomma, è andata avanti qualche mese, no, la scelta. Sicuramente sì. Se dovessimo prenderla oggi, col senno di poi, non avremmo dubbi. Noi consiglieremmo di acquistare i mercati. Allora, prima di tutto, già qualche nostro collaboratore o fornitore, che comunque terzista che lavora sulle lamiere, sono già venuti a vederla, no? Perché comunque già sul mercato
le voci sono positive, quelle che c'erano. Tanto è vero che, apro una parentesi, in una fiera, l'ultima fiera della lamiera, c'è stato un nostro fornitore, costruttore di punzonatrici, che è sempre all'Ozio delle Lamiere, ma un altro settore, dicevano anche noi abbiamo costruito una macchina, una piccola piegatrice, pressa piegatrice, e abbiamo preso spunto da certi particolari tecnici dell'Oimercati. Quindi avete fatto un buon acquisto.